giovani, buonasera e ben nuovamente ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ve l'ho detto che ci sarebbero stati clamorosi aggiornamenti. Bene, Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray, accordo con il Galatasaray sia per Aurelio De Laurentiis, per il presidente del Galatasaray. Il giocatore è ora atteso in Turchia per le visite mediche, quindi è fatta. Osimhen, che dovrebbe prolungare addirittura un altro anno prima di firmare con il Galatasaray. Il Galatasaray si assume tutta la responsabilità del costo del cartellino, anzi non del cartellino, scusatemi, dell'ingaggio del giocatore, e quindi Osimhen prende e se ne va in Turchia. Caro Piscitiello, dov'è Piscitiello? Non lo sento più parlare. Che fine ha fatto Piscitiello? Vai giù. Piscitiello, dove sei? Piscitiello, a Sport Italia, non parli più. Oh, il Napoli De Laurentiis, a Calabrindo a De Laurentiis che deve dare un anno a Osimhen, 12 milioni, lo pigli in the pack, perché Aurelio De Laurentiis è stato molto furbo nella trattativa di quest'oggi. Ha aggiunto che il Galatasaray pagherà tutto per Victor Osimhen e noi ci togliamo dalle spalle un macigno grosso, 11-12 milioni annui. Quindi è stato molto molto furbo il buon Aurelio a fare questa trattativa, vai giù. E ora si aspetta la chiusura dell'affare, perché come già detto Osimhen è atteso in Turchia per fare le visite mediche. Meno male è uscita ora la notizia, così faccio un video bello veloce e poi faremo nel dettaglio questa sera un video di approfondimento sulla trattativa che ci sarà. Io vedo gente che va su Starbucks, ma come cazzo facete a pigliare un caffè con l'acqua a Starbucks o pagano 9 euro? Io veramente non ho parole. Comunque ora siamo in attesa di aspettare la chiusura per Mario Rui al Beşiktaş e poi andremo a vedere come andrà a finire pure questa cosa di Mario Rui. Ayu, lo ribadisco e lo dico fortemente, Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray, Ayu. Mi raccomando, perché questi sono aggiornamenti importantissimi di calciomercato, iscrivetevi al canale che è gratis, mi raccomando. Gruppo Telegram in descrizione, perché sul gruppo Telegram stanno uscendo tante di quelle notizie di calciomercato che sono clamorose, quindi andatevi ad iscrivervi al gruppo Telegram, anche quello è gratis. Poi vi potete abbonare da 99 centesimi qui sul canale, vai giù. Quindi è tutto bello, tranquillo, easy, facile, trovate tutto in descrizione. A questo punto, come già detto, il Napoli si toglie dallo stomaco, dal groppone, questo stipendio di Osimhen e si dovrebbe trovare anche un accordo di massima per prolungare il contratto e non andare a scadenza per Victor Osimhen. Qualora poi la prossima estate il Galatasaray voglia prendersi Victor, non lo prenderà di sicuro a 130 milioni come era della clausola, però anche se lo paga meno il Napoli è sicuro che andrà a prendersi i soldi di Osimhen. Sono qua? Non mi hanno mai visto? Diego! Sono qua? Sono qua! E quindi ecco, Diego, saluta i nostri amici. Ciao! Lo sai che abbiamo fatto? No! Abbiamo venduto Osimhen. Ah! È andato via da Napoli. E tu sei contento che è andato via? No! No, non sei contento? No! Mica piangi perché Osimhen è andato via? No! No, non si piange, noi siamo contenti. Devi essere contento invece che Osimhen va via da Napoli. Perché così facciamo il rinnovo a Kvara e Kvara prende più soldi e così rimane a Napoli. Ma quando il babbo ti compra la maglietta bianca del Napoli, o la facciamo di Lukaku o di Kvara? Tu di chi la vuoi? Di Kvara. Di Kvara, e la facciamo di Kvara. Va buono? Sì. Va benissimo. Quindi ragazzi, vedi pure Diego, Diego si era affezionato a Osimhen, diciamoci la verità, molti si erano affezionati a Osimhen. E comunque, ribadisco, Piscitiello dove sei? Piscitiello, tu e quell'altro mongoloide, come si chiama? No, non voglio dire mongoloide perché è una bruttissima parola. Tu e quell'altro deficiente di quell'altro, chi era? Prendiamo a De Laurentiis che gli smarrà sullo stomaco, Osimhen un anno, dovrà pagare 10 milioni l'anno, 1 milione l'anno. Invece vedi, te lo prendi nelle pacche, stai zitto e subisci, ora devi subire. E la trattativa è stata chiusa in modo lampo, addirittura ha parlato Manna, dove Manna ha detto sì, siamo in fase di chiusura della trattativa con Osimhen al Galatasaray, sta andando tutto per bene, quindi Osimhen piglia e se ne va al Galatasaray, siamo tutti felici e contenti, noi tifosi e tutto. Ora però questi soldi che si risparmiano per Osimhen, abbiate pazienza, ma io andrei subito dal signor Kvar, che ora è andato in Georgia, perché via ci sono le Nations League ora, quindi questa settimana
non so se usciranno meno video, voglio, perché naturalmente le notizie sì usciranno, ma usciranno proprio a bocconi. Mo vediamo se fare uno o due video a sera, mo vediamo un pochino al giorno, perché è un po' difficile. Comunque, ve lo ribadisco, appena Osimhen si saprà qualcosa dello specifico del contratto, si rinnoverà con il Napoli, uscirà un post di aggiornamento. Ora, questa era, io pensavo, ve l'ho detto, in serata è attesa la chiusura del contratto, invece il contratto sembrerebbe già chiuso. Dovrebbero addirittura fare già le visite mediche per Osimhen, si attendono solo le visite mediche, dice Gianluca Di Marzio, e quindi si dovrebbe chiudere il tutto nel migliore dei modi per il Napoli. Io spero di non prendermi il copyright, ma tanto fra poco riparto e ritorno a casa. E dimmi che ti manca, vieni, saluta i nostri amici che ora si va. Salutali tutti. Ciao! Vincella, Osimhen non ce ne frega, non c'è problema, l'importante è che rimane e vada. Rimane e vada? Sì! Vado, lo rinnoviamo, siamo tutti felici e contenti, andiamo a posto, ce ne pure in mia casa. E quindi ecco, questa era la notizia proprio bella di giornata, uno gode, gode. Saluta, saluta. Ciao! Ciao, ciao, saluta tutti e ceniamo. Comunque, quando poi usciranno aggiornamenti questa sera ne riparleremo meglio. Comunque iscrivetevi al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a tutti!